Ciao a tutti amici da Giampi. Ciao da Marco. Siamo qui ovviamente per fare i pronostici della 29esima giornata di Serie A, perché ricomincia il campionato. E sono soprattutto con il mio amico Marco, che ormai ciao, conoscete, ragazzi. Ciao ciao. Allora, cosa ci propone questa 29esima giornata? Oh, questa 29esima giornata è spalmata in tre giorni. E si comincia venerdì sera con un bello scontro salvezza alle 20:30 fra Chievo, Verona e Cagliari. Gara mostrata da Sky. Disegnata da Sky. Allora, vai. Quindi Chievo-Cagliari è una sfida, diciamo, sfida salvezza, anche se io vedo leggermente favorito il Cagliari, non so perché. Comunque io dico gol. Invece queste quelle classiche partite da pareggio, secondo me. Un bel X fisso. Ok. Poi sabato, tre partite, ore 15, Sky, Udinese-Genoa. Alle ore 15? 15. Udinese-Genoa, bella sfida. Anche questa. Ovviamente sono tutte sfide che... Per me è stato complicato mettere i risultati perché non sapevo dove sbilanciarmi. Comunque il mio pronostico è over. Io qua, nonostante il Genoa venga dalla bella vittoria con la Juventus, secondo me vincerà l'Udinese, metto 1. Ok. Poi sempre sabato ore 18 Juventus Empoli, gara di Sky. Juventus trasmessa Empoli. Da Sky. Questa parola trasmessa non è uscita. Ah, ok. Ora è stata trasmessa. Juventus Empoli. Io ci metto 1 perché qualsiasi altro risultato è superfluo. Sì. Io metto una mezza sorpresa. Under. Dico che la Juve vince ma 2-0, non di più. Ci può stare. 20:30, tua nota dolente, gara trasmessa da DAZN, Sampdoria-Milan. Allora, Sampdoria-Milan, ci arriviamo da quello che è un po' malconci, perché comunque abbiamo qualche assenza che peserà, però mi aspetto comunque una Samp in grande spolvero, non so perché, quindi per sicurezza io dico che o vince il Milan o vince la Samp, giocheranno per vincere, quindi 1-2. Invece io sono fiducioso nei confronti del Milan, dico X2. Mi dispiace. Ci sta. Sì. Domenica ore 12:30, sempre gara trasmessa da DAZN, Parma Atalanta. Bella sfida. Anche questa è tosta. Sì. Ecco qui il mio pronostico, anche perché qua non so dove sbilanciarmi, ma secondo me almeno un gol a testa lo fanno, quindi gol. Sono d'accordo con lui, quindi gol anch'io metto. Ore 15, tre partite. Si comincia con Fiorentina-Torino, trasmessa da Sky. Altra bella sfida. La Fiorentina è un po' distante in questo momento nella zona Europa, la zona che conta. Il Torino invece vorrebbe far risultato. Secondo me almeno un punto lo porta, quindi X. Io dico che si chiuderanno tutte e due. La Fiorentina è stata capace di fare 7 gol solo alla Roma. Dico no gol. Quindi scordatevi 7 gol. Poi sempre alle 15, gara trasmessa da DAZN, Frosinone SPAL. Sfida salvezza. Tu mi hai ricordato che all'andata ha vinto il Frosinone 3-0. E io... Quindi tu dici che stavolta gliela ridà. Ridà, quindi metto 2. E io ti ascolto, anch'io dico che vincerà la SPAL 2. Perfetto. Nota dolente per me, sempre alle ore 15 domenica, gara trasmessa da Sky, Roma-Napoli, derby del sud. Roma-Napoli, io qua metto le mani a carciofo perché tu vai che devo dire la mia. Allora, Roma-Napoli sicuramente è il big match della giornata, credo che il Napoli non perderà, quindi X2. Invece io, che sono romanista sfegatato e fiducioso nella mia squadra, dico che la Roma non solo perde, ma vi dico anche il risultato fisso: 0-1. Così ho il sentore e sentiamoci. Mertens che piscia sulla bandierina, giusto? Me lo ricordo ancora. Ore 18, gara trasmessa da Sky, Bologna-Sassuolo. Bologna-Sassuolo. Beh, più il Bologna è messo male, il Sassuolo dovrebbe essere un po' tranquillo, ormai un po' più tranquillo, però
Credo che una partita che non si faranno del male, o cercheranno perlomeno di, quindi no gol è il mio pronostico. Il mio è under, non vedo raffiche di corpi. Si chiude la 29esima giornata, sempre domenica ore 20:30, gara trasmessa da Sky, Inter-Lazio. Altra bella sfida. Anche questa. Sì, Inter-Lazio non so dove sbilanciarmi. Credo che tutte e due vogliono fare il risultato, quindi penso che giocheranno quasi a viso aperto. Quindi il mio pronostico è gol. E il mio, appunto, come dice il Giampi, non ne uscirà un pareggio, secondo me, quindi 1-2. Spero uno, perché sono romanista, ragazzi. Non è che recentemente mi stia troppo simbattico. Detto questo, speriamo di goderci questa giornata di campionato nel miglior modo possibile. Una buona domenica a tutti, anche da parte mia. E quindi commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Giampi. Ciao da Marco.